Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Erika. Oggi nuovo video make-up in stile tutorial perché andiamo a realizzare questo look che mi vedete addosso. Ovviamente andiamo a utilizzare anche prodotti nuovi oppure prodotti che mi piacciono veramente tanto e ho fatto questo video appunto per andare a provare gli ultimi colori che mi erano rimasti della palette di Chiara Ferragni, appunto anche il verde come potete vedere. Sono due occhi differenti? Sì, però andiamo a scoprire dopo il perché. Prima di iniziare e lasciare il video vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un piccolo like, mi trovate anche su Instagram come RedEric. Iniziamo! Oggi i miei capelli mi piacciono particolarmente, non lo so, sono venuti molto, molto carini, molto beli. Qui in pratica ci sono tutti i prodotti che andremo ad utilizzare oggi. Il focus di questo video è ovviamente la palette di Chiara Ferragni e soprattutto questo verde qui. In realtà però non andremo ad utilizzare solo questa palette, ovvero mi è venuta in mente questa cosa. A parte che quando volevo realizzare il look ho pensato, ho detto fammi vedere un po' che look posso fare. E poi casualmente mi è uscito il reel che ha fatto, non so se si pronuncia così, Daniel Marken, non ho idea di come si pronunci, eccola qui, e ha praticamente utilizzato, cioè ha fatto il look che volevo fare io. Quindi ho detto, vabbè, andiamolo a ricreare. Non fa vedere la base, quindi la base l'andrò a fare io da sola, però il resto vado ad ispirarmi a lei. Però ho pensato di fare una cosa, ovvero dato che lei ad esempio utilizza l'ombretto di Elf che io ho liquido, verde, ho pensato appunto di fare da una parte utilizzando la palette di Chiara Ferragni, dall'altra parte andare a vedere come l'avrei fatto io, con che prodotti avrei fatto io questo look. Iniziamo subito dalla base. Andremo ad utilizzare poi anche il prodotto per le sopracciglia di Chiara Ferragni, solo che vado a fare prima la base perché mi trovo così, anche se con questo prodotto bisogna andare a fare per forza prima le sopracciglia. Però io ci vado cauta e vado così. Anche il kit e tutti quanti i pennelli trovate tutto giù in descrizione. Una cosa che mi dimentico sempre di dire è che trovate tutto, tutto quello che utilizzo giù in descrizione, quindi andatela a vedere. Questo video non sapevo se farlo come shorts o come appunto video normale. Dato che sia l'anno scorso vi era piaciuto il video, quello di Chiara Ferragni, in cui avevo fatto un look rosa con la palette Lancôme per Chiara Ferragni, che vi lascio qui, ho pensato fammi fare anche quest'anno il video, però detto ancora non lo vogliono e ho fatto il sondaggio, infatti eccolo qui, e ho chiesto se vi piacerebbe più un video o uno shorts. Sta 52 contro 48 in questo momento, sta vincendo fai un video, io già lo volevo fare quindi facciamolo. Fatemi sapere se volete il confronto anche della palette Lancôme Chiara Ferragni 2020 contro quest'anno il prodotto proprio della linea make-up di Chiara Ferragni, cioè contro questi due prodotti insomma. Io che non uso mai fondotinta, cioè lo utilizzo solo per farvi i video, almeno così che faccio un video completo. Questo lo trovo molto molto bello, si adatta alla pelle, all'incarnato, non lo sentite per niente perché io odio i fondotinta che sono presenti sul viso, non si vede che avete praticamente un prodotto al di sopra, è naturale, uniforme, è stupendo. Altra cosa che vi dico nel frattempo è che ho aperto un canale Telegram di appunto sconti. Non so se pubblicherò questo video dopo il Black Friday, comunque per Natale appunto andate anche a vedere. Vi lascio sempre giù il link del canale Telegram così che potete unirvi se vi va. Passiamo ora alle sopracciglia. In realtà di sopracciglia avrei due prodotti, appunto quello di Chiara Ferragni e Brow Glue di NYX. Vado a fare però le sopracciglia con questo di Chiara Ferragni perché la Brow Glue di NYX è proprio forte, quindi non posso fare un occhio perché si vedrebbe la differenza. Io però cosa vado a fare? Vado a prendere questo prodotto perché almeno così non mi fa la patina bianca intorno e lo vado a prelevare con questo scovolino, uno scovolino più piccolino, in cui mi trovo meglio. Ho fatto così anche l'altra volta e mi sono trovata molto molto bene e appunto se non avete visto il video di Chiara Ferragni della collezione di Chiara Ferragni ve lo lascio sempre sulle schede, in cui ho speso quasi 200 euro per fare appunto quel video.
scoprirete lì se i prodotti alla fine sono validi o meno. Mettiamo in stand by la base e andiamo a fare gli occhi. Per gli occhi ho questo nuovo primer che sto testando da 2 giorni ed è di Mulac, è uscita con la nuova collezione. Io ho la palpebra grassa, ne vado ad applicare un po' così e poi lo vado a sfumare. Trovo che opacizza la palpebra, io con la palpebra grassa mi trovo molto molto bene. Prima di questo andavo con l'ombretto liquido di Clio, non che abbandonerò quello. Ho notato che però anche utilizzando solo questo su tutta la palpebra e ad esempio facendo solo l'eyeliner mi trovo molto meglio con questo perché non evidenzia la texture. Invece quello di Clio sì, solo se mettete poi l'ombretto al di sopra delle polveri non va ad evidenziarla. Invece questa qui la leviga direttamente, potete anche uscire così senza ombretto. È un minimo di copertura perché appunto lo utilizzo io per coprire le discrumie sull'occhio. Continuiamo ora dagli occhi. Vado a prendere una matita, questa è sempre la matita nuova di Mulac. I prodotti Mulac non li ho provati prima d'ora perché non mi ispirava nessuno. Non mi piace il pack tranne che della matita, ma ad esempio questo pack in realtà non mi piace. Però devo dire che mi ispirava tantissimo questa matita e anche la palette mi ispira, solo che non voglio spendere troppi soldi dato che ho speso già abbastanza per la collezione di Chiara Ferragni. Vado a mettere la matita seguendo proprio quello che ha fatto lei. La vado a mettere un po' ovunque. Io matite nere non ce ne ho e questa devo dire che è nerissima. La dovete fissare con un ombretto al di sopra perché altrimenti è mobile. Vado a fare una forma proprio allungata e vado a sfumare. Non vi preoccupate né della forma né della sfumatura perché dopo andremo a mettere altri prodotti al di sopra e andremo a togliere la parte in eccesso. Vado ora con l'ombretto di Chiara Ferragni, il nero Unposted, sempre con questo pennellino e lo vado a prelevare. Non fa fallout neanche in cialda e lo vado a tamponare al di sopra. Invece dall'altra parte vado ad applicare solo proprio l'ombretto su tutta la palpebra come ho fatto con la matita. Anche questo ombretto è nero, molto molto bello, mi piace in realtà. Non si vede la differenza. Procediamo e continuiamo con come avrei fatto io, cioè quello che fa anche Daniel con Elf, e lo vado proprio ad applicare così sull'ombretto nero su tutta la palpebra. Guardate quanto è bello questo ombretto, con una sola passata. Assolutamente favoloso. E vado poi a riprendere il nero della palette e vado a picchiettare all'esterno. Dall'altra parte invece andiamo direttamente con il dito a prelevare Amazing. Vado con il medio. È glitterato questo, dovrebbe essere l'unico con glitter veramente grandi. Eccoli, infatti, si vedono abbastanza. Secondo me spolvererà un bel po'. Mi sembra tipo quello appunto di Chiara Ferragni nella palette 2020. E se è così non mi piace. Ok, magari con la base nera si vede, però il problema è vederlo anche senza base sotto, che aiuta un bel po'. Però è carino, andiamolo a finire di applicare. Due verdi completamente differenti, uno più chiaro, l'altro appunto più scuro. Non ho messo il correttore anche per questo, cioè per sbaglio con il dito ovviamente è andato a toccare la parte di sotto. Aiuto, mi sto colorando ovunque. Andiamo subito a togliere questo fallout. Questo colore però rispetto a quel blu della palette dell'anno scorso mi piace molto molto di più. L'unica cosa è che è molto più comodo un ombretto liquido perché guardate, cioè si è steso senza difficoltà in 2 secondi, invece questo ha fatto anche fallout. Procediamo subitissimo e continuiamo come avrei fatto io con la parte di chiaro, ovvero vado a prendere questo che è l'ombretto liquido di Mesauda dell'anno scorso, con la collezione natalizia Gold Christmas. Lo vado ad applicare direttamente con lo scovolino e vado a fare come se fosse una linea della Cut Crease. Non ha colorato per niente la parte di verde perché appunto si era asciugata e andiamo ora a sfumare con un pennellino. Andiamo invece dall'altra parte con la palette a prendere Bling Bling. Devo dire che è abbastanza colorato. Continuiamo ora con la base. Vado ad utilizzare il nuovo correttore ristretto di neve. Anche questo il video ve lo lascio qui. E ne vado ad applicare un po'. Sinceramente io ho trovato che non con una sola goccia va a coprire tutto. Io ho un contorno occhi secco, tendente al secco. Se la fisso, ad esempio, con la nuova cipria che ho comprato io di Nabla,
quella la rende secchissima. Invece con la cipria di Charlotte non succede affatto questo. Vado a metterne un altro po' di prodotto perché vedete mi è servito solo in questa zona centrale e lo vado a mettere qui esternamente. Se non andate a fissarla con nessuna cipria, se avete un contorno tendente al secco, rimane lì tutto il tempo e la idrata anche. Una cosa che mi piace veramente tanto. Completiamo gli occhi andando ad applicare con il dito So Shiny nella parte interna dell'occhio, da entrambe le parti. E infine andiamo ad applicare un po' di matita all'interno dell'occhio, così da rendere lo sguardo affilato. E andiamo chiaramente con un pennellino ad applicarne su un po' di ombretto nero della palette, così da fissarla. Continuiamo la base, vado ad applicare questo bronzer in crema di Chanel beige e lo vado ad applicare qui, picchiettando. Vado anche leggermente ai lati del naso. Ora andiamo, prima di continuare, a mettere questo che è il Freckle Maker di Nabla. Io ho le lentiggini, però ad esempio, come avete visto, si è un po' coperto con il fondotinta e altri prodotti che ho messo, quindi magari le vado ad evidenziare, anche se vi dico la verità, quando l'ho testato l'ho detto anche, si vede un po' che è finto, però se lo applicate ad esempio la mattina, la sera si uniforma con la vostra pelle. A me può sembrare che appunto sono le mie perché ce le ho naturalmente, però se appunto voi non ce l'avete un po' si nota, come tutti gli altri prodotti per fare lentiggini. Vi devo dire la verità, sono andata a ripassare anche un po' le sopracciglia direttamente con lo scovolino del gel perché si erano abbassate. Però ho fatto attenzione a non toccare la pelle e infatti non vedete nessun tipo di alone. Ora vado ad applicare il mascara, che è sempre quello della linea di Chiara Ferragni. L'altra volta avevo detto che è in setole, in realtà è in silicone nel video, e lo trovo molto molto bello, l'ho applicato anche ieri. Una cosa che vi consiglio di fare con questo mascara, una volta che avete abbastanza steso il prodotto su tutte le ciglia, andate a fare questo movimento, cioè dall'alto andate a prendere e pettinate e poi continuate come il movimento solito, zigzag e poi verso l'alto, perché così si va a depositare il prodotto anche e appunto vi fa l'effetto più pieno. Ho applicato prima le lentiggini finte perché appunto ora possiamo procedere e secondo me sono un po' più vere appunto applicando questo dotto e poi al di sopra alcuni prodotti. Tipo ora devo andare ad applicare il blush. Mi sa che vado ad applicare questo di Daniel Sandler, che è questo rosino molto molto bello. Può sembrare che ho esagerato? Forse. Ora invece andiamo di prodotti in polvere e vado ad utilizzare per fissare appunto questa base, contour eccetera, blush, vado ad utilizzare la mia amatissima palette di Indash Beautops Eye. Vado prima con appunto il contour e vado ad applicare un po' di fill e tan insieme. Passiamo ora a blush e vado a prendere un po' centrale Body più Wonder, quindi anzi, e vado a fissare appunto il blush, anche se non ce n'è bisogno in realtà. Vado a prendere un po' di wet, che sarebbe questo panna un po' qui, e vado sopra la parte del blush, almeno così continuo un po' la sfumatura. E per l'illuminante ora vado ad applicare la parte in balm di questo duo, che si chiama Soft Nude. Questo prodotto ha lo stesso odore dei rossetti di MAC, come ho detto anche quello di Chiara Ferragni, dei rossetti di Chiara Ferragni, sanno cioccolata, vaniglia, buonissimo. E vado con il polpastrello a prendere questa parte in balm. In realtà questo prodotto dovete stare un bel po' di tempo così, perché dato essendo in crema d'inverno non puoi far uscire prodotti in crema, cioè ci vuole il calore per farli sciogliere, però dovete stare un po' e andarlo poi a picchiettare qui. Mi piace veramente tantissimo l'effetto che danno e rimane, veramente rimane. Ovviamente però vi deve piacere appunto questo aspetto glossy. Procediamo ora con gli ultimi prodotti, cioè le labbra. Allora, per quanto riguarda le labbra, vado a mettere questa matita che è la Strip Down di MAC. Vado un po' a sfumarla verso il centro. E ora andiamo di questo, che sarebbe il Lip Gloss Shine Time Theory di Nabla nella colorazione District. Lip gloss in questo color nocciola chiaro, lattiginoso quasi. Lo vado ad applicare sopra senza brillantini. Ed ecco a voi il look terminato. Ecco a voi il look completato, mi piace veramente un casino, anche guardate l'illuminante, cioè il balm. Ok, estremamente bello. Detto ciò, questi sono i due occhi.
Non lo so, mi piace il colore anche di quello di Chiara Ferragni, si sono stesi bene, in realtà promossi, pensavo fosse un flop anche quest'occhio, come l'altro video. Wow, per il tempo direi meglio quegli ombretti liquidi, però anche il colore ovviamente è stupendo. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere quale look che vi piace di più, se questo occhio o quest'altro con la palette di Chiara Ferragni. Se il video vi è piaciuto lasciate un piccolo like per il supporto e anche iscrivetevi al canale se vi va. Potete scrivermi giù nei commenti o anche su Instagram, mi trovate come per qualsiasi informazione, altri video, eccetera, eccetera. Andate a vedere anche la parte community del canale perché ci sono sempre tanti sondaggini. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo con un nuovo video. Baci!